L'Inter ha cambiato allenatore, Non è mai andata bene. ci sono stati disastri. Addirittura siamo andati a cambiarne quattro in un anno. Quindi per una volta... Non sempre è vero. Beh, non insomma, sempre è vero. Io negli ultimi Perché anni... Perché è negli ultimi cioè, anni. Cioè, da quando è saltato... Non ricordi di Invernizia, sì, però da quando è saltato... Lui lo ricorderà. Sì, però sto parlando da quando, dal Gigi Simoni in poi, ogni volta che l'allenatore dell'Inter è stato esonerato, ci sono stati problemi più grossi. Quindi da Ranieri a Pioli stesso, a Stramaccioni. Hai fatto un bel nome comunque. Però, ripeto, possiamo per una volta pensare che l'Inter come società, perché Marotta è comunque un ottimo dirigente, ne possa uscire? Non lo so, è già tutto morto. Cioè no, nel senso di dire che i confronti ad Appiano sponsorizzati alla stampa sono una roba che fa tremare i polsi. Io avevo dubbi su Inzaghi, ok? Poi però l'anno scorso mi ha fatto ricredere, perché è inevitabile che, vero, ha perso uno scudetto killer, però... L'ha perso lui. Sì, però quando è arrivato ho pensato però, che fosse no, però, un buon... Devo dire che l'Inter giocava a pallone, cioè l'Inter giocava... Noi molte volte ci trovavamo qua al processo a dire l'Inter ha un grosso problema. Sì, ma fino a quando ha giocato bene a pallone? Aspetta, costruisce 100 palle gol e fa due, ok. Da gennaio in poi? Dopo ci sia stato un cortocircuito. Da gennaio in poi. E lui, secondo me, la cosa grave di Inzaghi è che continua a sbagliare su dove sbaglia, perché se io a scuola... prendo tre volte quattro in un quadrimestre, non ce la faccio più. Se tu fai non può bastare il bel gioco mostrato a dicembre 2021, ma infatti, però ormai. Cioè. Però, allora, la domanda... Che la era figlio del gioco di Conte, poi quello la controdomanda è, ma Inzaghi... O di uno scudetto vinto. È il 100% dei... Oggi Inzaghi è il problema dell'Inter? No. Se Milita al 100% sì, allora lasciamo a casa Inzaghi. In questo momento è l'atteggiamento dei giocatori. No, se lui non è in grado di cambiarlo, non secondo me sono i messaggi che lancia, perché tu non puoi... per l'ennesima volta, ma non dico sostituire al 29esimo, perché lì li avrebbero tolti 8, sì, perché i tifosi con cui sono in chat, togliamone, perché quelli lì non vede la palla, però la preparazione atletica è il primo problema, perché tu hai due ammoniti nel primo tempo, dopo 20 minuti, Mkhitaryan e Bastoni, che non riescono a correre dietro all'uomo. La seconda cosa, più grave secondo me, è l'atteggiamento. Allora, tu puoi anche sostituire due giocatori al 29esimo, perché ti dicono che non va bene, ma tu non puoi stravolgere l'assetto difensivo quattro volte in 70 minuti, perché quello è confusione e ti sa dare in un allenatore che ha che è in confusione. Quindi, 100%. Esoneriamo Inzaghi, chi pigli? Magari ci prepariamo, perché Pochettino. Tu hai detto una cosa che noi avevamo preparato in regia, perché Vieri ha avuto una reazione però, su questo fatto del 29esimo, però se fai una roba del genere passi dalla parte del torto. Ha detto la sua, l'ex giocatore dell'Inter, però, insomma. Sì, però se fai una roba del genere passi dalla parte del torto. Cioè, se ti cambia e tu non esci, viene fuori un cinema, è colpa tua che non esci. Certo. Però e invece siccome, uscire, siccome quando è uscito Bastoni, non è che è andata proprio liscia la panchina, quello cosa. Sì, d'accordo. Non è andata proprio liscia. Ha preso pedate la panchina, ne ha fatti tutti i colori. Io non credo, o i giocatori si sono montati la testa, o è stata sbagliata la preparazione. Ti chiedo scusa, tu quando sali su un aereo o su in un pullman, in un mezzo pubblico o un taxi e non ti fidi di quello che guidi, tu come sei a bordo, tranquillo? Fai le cose che ti senti di fare normalmente, leggi i tuoi appunti o robe o guardi la strada. Questi sono rumors che vanno confermati. Questi non hanno capito che hanno un allenatore in confusione e di quello che gli dici, secondo me non lo ascoltano. E allora è l'errore ha sbagliato Marotta. Sì. Ma non so chi abbia sbagliato. Allora, se tu a rinnovargli il contratto. A rinnovargli il contratto, perché la lampadina facciamo un passo indietro. Ma ascolta Gianni, l'allarme primo è stato le dichiarazioni di Çalhanoğlu. Quando ti dice il derby l'aveva perso per colpa sua, allora è passata sotto traccia, certo. Perché comunque avevi due trofei, eccetera. Ma tu devi valutare una roba del genere, certo. E soprattutto quest'anno, quando tu compri, vabbè, lasciamo perdere il giorno, tu prendi Aslani, ok? Che finalmente ti dicono l'Inter ha fatto un'ottima campagna acquisti perché finalmente ha trovato il vice Brozovic. Ma vuoi dargli 20 minuti ogni tanto? Anche perché adesso, Brozovic, 5 adesso partite. Sei nella situazione che tu devi mettere Aslani con la Roma. Certo. Ok, senza che abbia un minutaggio, eccetera. Magari fa la partita della vita e togli Riccardo, tu che segui l'alternanza dei per filo e per segno l'Inter, ricordi sicuramente quello che si diceva verso la primavera scorsa, in quel periodo 7 punti, 7 partite, che lui doveva rinnovare il contratto e c'erano dei bei dubbi, forse era stato messo in discussione, ma dei grossi dubbi. Poi le cose in qualche modo la Coppa Italia, la Supercoppa, la Roma ha raddrizzato un po' la barca. Negli ultimi anni, da
prima di Conte, Conte è stato uno spartiacque per l'Inter, quante volte avete ricordo di i dirigenti che dicono abbiamo avuto un confronto positivo ad Appiano Gentile? Io uno non ricordo, prima che Handanovic e Icardi si scambiassero con la fascia e Icardi sparisse dal campo. Al 28 di agosto il confronto alla Pinetina con i dirigenti presenti che esce a mezzo stampa e si sa il problema è più ampio, non va niente in questo momento. Allora, quindi abbiamo sentito cosa ne pensano i nostri ospiti, ma anche con Bilab, che quali sono i sentiment sulle possibilità dei nostri allenatori. Ritorno a quello che aveva detto Riccardo riguardo il 30° minuto della partita di domenica, e insomma c'è una versione piuttosto singolare ma anche insomma agguerrita di un ex molto importante dell'Inter, vero Francesco? Assolutamente, parliamo di Bobo Vieri. Come sapete, alla Bobo TV si dice sempre tutto in maniera molto chiara, molto esplicita. Ne abbiamo messo in grafica le sue parole, poche parole ma estremamente concise e chiare. E lui ha detto: se mi chiedono di uscire al 31esimo non esco, c'è da litigare con l'allenatore, spaccare lo spogliatoio. Queste le parole di Bobo Vieri in merito a quello che sarebbe successo se ai suoi tempi lui fosse stato richiamato dopo mezz'ora in panchina. Massimo, ci è andato tenero, secondo te è esagerato? Allora, è esagerato, però ti devo dire la verità. Allora, se tu sostituisci, e io ti dico la verità, non ho memoria di aver visto una doppia sostituzione per ammonizione, quello è stato il motivo, tra il 28 e il 31 del primo tempo. Tra le altre cose, scusami, ma tu devi fare una riflessione. E la riflessione è: chi stai sostituendo? Stai sostituendo uno che si chiama Mkhitaryan, che tra Premier League, Champions League e Serie A avrà fatto 500 partite, e stai sostituendo Bastoni, che è un nazionale. E allora ti devi fare una domanda: hanno l'esperienza necessaria questi due giocatori per poter capire che hanno comunque una ammonizione e quindi devono stare attenti? E questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è: non stai sostituendo dei giocatori in una finale di Champions League, stai sostituendo dei giocatori in un campionato, in una partita di campionato. Questo vuol dire tu hai delle pressioni che non riesce a gestire. Ragazzi, guardate che sedersi sulla panchina di Inter, Milan, Juventus, non voglio dire che le altre non hanno pressioni, però se tu ti siedi sulla panchina dell'Empoli è una cosa, se ti siedi sulla panchina di queste squadre e di questi club, se non sei bravo a gestire determinate pressioni, e qui secondo me lui è andato in confusione, e ci aggiungo anche per lui, scusatemi, lo staff di Inzaghi non mi convince. Perché non mi sembra che sia circondato di persone che possono dare lui dei consigli un pochino, diciamo così, più intelligenti di quelle che sono poi le sue valutazioni e i suoi comportamenti. Ma non appena un giocatore viene ammonito, Inzaghi lo sostituisce, quindi a me sembra quasi che abbia l'ansia proprio delle sostituzioni, lo faceva anche delle la Lazio, questo lavoro. Sì, ma al 29esimo del primo tempo credo mai. Credo, no, ma neanche al 29esimo del primo tempo, se non c'è un infortunio o un errore conclamato di marcature, perché, scusate, non anche credo sia mai successo. Il grande giocatore, e secondo me Bastoni è un potenziale grande giocatore, deve sapere anche controllarsi, sapersi gestire. Certo. Perché sì. Questo è importante, quindi deve sapere, come diceva giustamente Massimo prima, sapere che ha sulle spalle un cartellino giallo, quindi certe cose non se le può permettere. Però poi ascoltando ricordiamo le parole che, scusate, Inzaghi, la gestione che ha avuto Gentile al Mondiale con Maradona, ve lo ricorderete sì, sicuramente. Insomma, però non è che non mettesse la gambetta, la metteva, però... la qualità poi viene fuori anche il calcio, non è che tu puoi togliere ogni volta che uno viene ammonito. Ma insomma, poi Francesco, no, cioè voglio dire, no? Non è neanche stima nei confronti del panorama di tutta la Serie A. Non è che il pensiero sia molto conforme a come agisce Inzaghi, perché se fosse così uscirebbero praticamente mezze squadre per ogni partita. Non succede, e i giocatori gestiscono. Sì, sono d'accordo con te, nel senso che
mi sembra è l'atteggiamento di un allenatore, come spiegava bene Massimo prima, che ha delle pressioni che non regge. Cioè, e questo mi pare che poi traspare anche nello spogliatoio, perché a quanto ne so ci sono 5, 6, 7, 8 giocatori che prendono troppo spesso la parola, come succede anche nella Juventus, tra l'altro, cosa che non va bene, e questo ti fa capire che lui probabilmente non ha il posto della situazione. La commentavamo qua la partita con Filippo, prima della disfatta di Monza, pensavo di aver visto qualcosa di peggio. In realtà eravamo tutti abbastanza stupiti da quello che è successo, anche perché poi non solo quello, ma ha anche commesso l'errore madornale alla fine di mettere dentro De Vrij non in condizione per togliere un Acerbi che stava guidando la partita in modo tranquillo nonostante il risultato e fargli fare quello che ha fatto. Cioè, Inzaghi continua a dire la differenza tra la Juventus e l'Inter oggi è una sola, che Inzaghi quello che ha fatto l'anno scorso l'aveva fatto anche la Lazio e aveva preso una squadra che funzionava grazie a Conte, che l'aveva fatta rivincere dopo 10 anni. Allegri è un grande gestore che se non hai campioni non riesce a far girare una squadra. La Juventus ora ha delle defezioni importanti, senza queste Allegri non riesce ad andare avanti. E quindi Francesco... e l'Inter ha nel manico un allenatore che secondo me non può gestire una squadra come l'Inter. E quindi Francesco, domanda, a questo punto scusa. Ti chiedo, quale delle due situazioni tra Inter e Juve è più preoccupante secondo te? Ma io mi preoccupo di più per la mia, perché non sto a guardare gli altri, per quanto poi mi possa far piacere che anche una grande stia così, perché mi fa compagnia. Però bisogna guardare i fatti, noi siamo messi malissimo in Champions, per passare il turno ci vorrà un miracolo, tutti dicono il Maccabi te la giochi facilmente, col Maccabi oggi la Juve perde. Non è questo. Però io voglio dire questo, allora la domanda credo che sia spontanea, secondo voi sia l'Inter che la Juventus, cioè gli allenatori di Inter e Juventus oggi possono invertire questa guarda, tendenza questa... negativa o... Questa secondo domanda voi non si raddrizza più? Massimo, più. Che sentivo che borbottava da lontano e diceva non è questa, poi andiamo da Riccardo. No, no, nel senso che, allora, ti dico questo, io ho sentito, te lo dico sinceramente, ho sentito l'allenatore del Tottenham e andrò su a trovarlo a fine ottobre perché vado a vedere Tottenham Sporting Lisbona e mi confronto spesso con quello che è il pensiero. Io credo che quando poi un allenatore non allena a una certa intensità le squadre, purtroppo alla fine paghi. Perché quando facevano vedere il Tottenham che si allenava in Corea e vomitavano a bordo campo dalle corse che gli facevano fare, poi puoi sbagliarla una partita, ne puoi sbagliare anche due, ma alla fine, anche se non hai un'identità tattica, come tutti continuano a sostenere di Allegri, o comunque qualcuno adesso sta dicendo che Inzaghi è in confusione, entrambi gli allenatori, mi dispiace dirlo, hanno delle deficienze a livello di preparazione atletica. Quando verissimo. Le squadre non corrono, verissimo. O corrono male, corrono poco, tu poi non arrivi a fare il risultato. Ma questo l'abbiamo detto per due ore domenica qui, Ma adesso non stiamo parlando per cambiare argomento. Io dico che la situazione della Juve è ben più grave di quella dell'Inter. Esatto. Che comunque la Juve perché comprende anche il livello societario. Quindi Massimo, secondo te non si può raddrizzare questa situazione con Allegri? Ma dipende. Io non ho i numeri. Tu ben sai che oggi ti attaccano un GPS, io ho visto Cagliari-Bari, sono andato a vedere Cagliari-Bari, quindi ti parlo di due squadre di Serie B, hanno messo dentro un giocatore di colore, che adesso non ricordo, al posto di Nandez, credo si chiami Cuandolo, e vedevo prima dell'ingresso in campo gli attaccavano un GPS dietro, per vedere quanto corre, dove corre, in che posizione corre, eccetera, eccetera. E sono attacchi giocatori della Juve segni oggi. Oppure rimane il situazioni, fermo, ma queste situazioni le fai perché hai preparato il giocatore e la squadra ad essere performante. Esatto. Okay? Io credo che se vai a vedere Inter e Juventus quanti sono oggi i giocatori calciatori performanti, e cioè che corrono quanto corrono e se corrono bene nelle posizioni giuste, io ti dico che ci sarà il 10%. 10%. Sì, ma è verissimo. No, ma l'ho fatto l'esempio, sono d'accordissimo, l'esempio lampante è semplice, ma vedere due giocatori che arraffano dopo 10 minuti dietro un giocatore dell'Udinese e ti costa il giallo perché non riesci a raggiungerlo è sintomo. Beh, però io credo è il Barella immobile sul terzo io gol dico che una non va cosa, neanche però, a chiudere io siccome sono
sono uno che guarda, che guarda a lungo raggio. Secondo me sia Inter e Juve, le metto non sullo stesso livello perché comunque la Juve è una proprietà, però mi sembra che i bilanci di entrambi siano abbastanza gravi. Lì devono essere bravi a capire qual è il minor male, perché oggi, secondo me, né Inter né Juve possono permettersi di non centrare la Champions League. Quindi, se hai deciso che il tuo allenatore va bene, la porti avanti, ma se hai dei dubbi, devi intervenire per subito. Per quello la mia domanda era questa. Se il destino, diciamo, è solo rimandato perché ci sono dei problemi talmente grandi e per uno e per l'altro, allora tanto vale fare un grande sacrificio, prendere un traghettatore adesso, ma perché ragazzi, credo ma che non so ci sia la possibilità di andare a prendere un traghettatore. State omettendo un punto fondamentale, col casino che c'è la Juventus di cui ha parlato prima Massimo. Dove? Un allenatore dove l'allenatore vorrebbe essere fatto fuori da Nedved e qualcun altro prima di Monza. Agnelli fa questa telefonata. La telefonata esce perché all'interno della Juve c'è qualcuno che parla troppo e non sappiamo chi è, o forse lo sappiamo, anzi si sa. Io lo so, ma certo che si sa. Ditecelo. Allegri stesso era uno che aveva già avuto problemi in passato, tra l'altro, questo qui. Massimo magari può aggiungere qualcos'altro. Aveva avuto problemi in passato con Allegri? Con un altro allenatore, no, con un altro allenatore. Ma se vuole lo dice Massimo, perché io non voglio dire, non voglio buttare. Insomma, aspetta, sarà sicuramente uno del condominio tuo. Fammi dire il concetto mezza volta, un attimo, secondo. Allora, con Allegri che si trova in una condizione di prendere 7 milioni l'anno più bonus per 4 anni e lui dovrebbe fare la mossa e andare via, col casino che c'è lì, ma nessuno se ne andrebbe. Cioè, al posto suo, chi è che farebbe sta mossa qua? Per quanto ognuno di noi possa sperarlo in questo momento, perché serve uno scossone, perché... Uno che non è attaccato ai soldi, per esempio un Mbappé. Perché Zaccaria dal Chelsea dichiara, nel soggiorno in cui Deic dichiara la stessa roba, dichiarano in due praticamente che la Juve giocava troppo bassa, che non faceva per loro a livello di gioco. Tutti e due a sta roba, ok? Quindi vuol dire che probabilmente l'allenatore aveva un problema. Però siamo di fronte a una squadra che da... Io però posso dirti... Scusami, siamo Francesco, di fronte a una società che da tre anni, quattro con questo, sceglie un allenatore che l'anno dopo fa peggio di quello prima. Allegri viene cacciato? Sarri fa peggio dell'ultimo Allegri. Pirlo va al posto di Sarri, Sarri viene cacciato, Pirlo fa peggio di Sarri. Pirlo viene cacciato, torna Allegri, Allegri fa peggio di Pirlo l'anno prima. Però adesso Allegri rimane e che fa? Sai perché? Sai perché la situazione dell'Inter è migliore? Perché Inzaghi, se si gira a destra o a sinistra, si trova Marotta da una parte e Ausilio dall'altra, che bravo. Sono due ottimi dirigenti. Esattamente. Purtroppo Allegri si gira da una parte, la trova è una sola. Anche se devo dire al caro signor Ausilio, ok, questa è una notizia che forse non lo so se sa tramacere, che Cristian Stellini 3 anni fa segnalò e disse di prendere ad Ausilio Udogi. Sì. Oggi è stato preso dal Tottenham a 25 milioni e Ausilio non lo tenne in considerazione. So per che più... non solo Stellini, ma anche due scout dell'Inter l'hanno segnalato più volte ad Ausilio, quindi era un nome che all'Inter girava. Tornando sul discorso di prima, chiudere, se io fossi Nelkan, dato che Agnelli ha delle colpe, ma è anche quello che ha ricostruito tutto quello che c'è stato in questi 10 anni, io manderei via tutti. Tutti, vuol dire tutti. Ma dato che anche Agnelli? Agnelli, Andrea? No, tranne Agnelli, da lui in giù cambierei tutto, andando a prendere persone che sanno fare questi mestieri. Perché cioè, dopo la Superlega si è parlato che viene messo Agnelli, lì perché deve chiudere i rubinetti, che Rubini che arriva dal Foligno, non Allegri che torna con 2 anni di calcio. Però, ma io ti faccio una domanda, scusa, potrebbe Agnelli mandare via Arriva Bene? Ma non Agnelli, la proprietà deve farlo. Ah, allora ragazzi, sì. La Juventus ha problemi economici come tutte, ma se apre Rubinetti... fa quello che vuole di nuovo, fa un altro ripianamento, cioè, può farne altri 3, 4, 5 di ripianamento di bilancio. È per questo che dico, che vada via Andrea Agnelli. No, ma voglio chiedere una cosa a Francesco, che è veramente informato sulla Juventus molto bene. Allora, il destino di Andrea Agnelli non era stato segnato quando ha avuto il grande scivolone della Superlega in cui si è nemicato l'UEFA e tutto il resto? Sembrava forse. Quindi, più di tutti gli altri, ma poi che gli abbia messo Arriva Bene come palliativo. Elkan ha detto una cosa all'inizio stagione: dobbiamo tornare a essere nei posti che ci competono. Questa Juve, se va avanti così, arriva al 10° posto ed esce dalla Champions adesso col Maccabi, non va neanche in Europa League. Le cose vanno fatte ora, non dopo. Esatto, allora quindi è ora. Questo il discorso, non si può raddrizzare queste barche. Allora ha messo un traghettatore allora, però ci per dobbiamo storia, fermare, continuiamo a parlare dopo la pubblicità.
Riccardo, riapro con te questa fascia della nostra trasmissione. Abbiamo parlato un po' anche del passato dell'Inter, no? Forse questa situazione è dovuta anche alla mancanza di Perisic, perché no, anche Sanchez? Ma guarda, io non credo. Cioè adesso, sinceramente... Sul campo Perisic sta mancando, nello spogliatoio non lo so. No, io dico che va bene, ok, ci sta che l'Inter possa sentire la mancanza di Perisic, cioè di Sanchez, da quando lui ha fatto quella famosa frase Amico, leone in gabbia, il eccetera, campione eccetera, così. E quindi io credo che veramente ci sia un problema, ha centrato in pieno Massimo il problema, non so se per l'anno particolare che c'è il mondiale eccetera, sta di fatto che l'Inter cammina. Ma l'Inter cammina da fine da agosto. Avevamo visto nelle amichevoli estive che c'era qualcosa che non andava. E poi un allenatore che, poverino, è in crisi, è in uno stato confusionario, perché ripetere gli stessi errori per 3-4 mesi di fila non è una cosa che si vede su tutti i giorni. Devo anche dire che lui allena l'Inter, quindi deve entrare nell'ottica, con tutto rispetto delle altre, Che come sanno tutti, sedersi sulla panchina di Milan, Inter e Juve. Sai che secondo me il problema comunque nello spogliatoio, a prescindere da lui, dal manico, dal quanto sia in difficoltà, nello spogliatoio. È qualcosa nello spogliatoio è cambiato, si è rotto, non lo so se è lui che non riesce a gestirlo, però oggi, in questo momento di crisi, rivaluto molto la scelta dell'Inter di rimettergli accanto una vecchia bandiera come Riccardo Ferri. Sì, però Ferri. Io ho notato che Riccardo Ferri un po'... Solo che Ferri non è Oriali. Esatto. Perché ti ricordi la scena? Ma io l'ho sentito anche. Però perché Inzaghi? Oriali nei perché momenti Inzaghi? Determinanti qualcosa diceva. Uscì. Perché Inzaghi, però, in un momento in cui tutti dicono no, lo spogliatoio dell'Inter è compatto, coeso, ha bisogno di una bandiera accanto? No, perché? Certo, perché manca? Perché c'è bisogno di qualcosa? Però Oriali è quello che, se Lautaro Martinez esce. Questi lavori. Oriali è uno che, se esce Lautaro Martinez, che butta la bottiglietta, va da Lautaro Martinez e gli dice: non si fa, è uscito Bastoni facendo il matto sulla sedia. Riccardo Ferri è rimasto fermo, seduto, non ha detto nulla. Poi magari gli ha perché c'aveva ragione Bastoni. E Riccardo Ferri ha fatto bene. Posso dire una cosa? Però, vai, posso dire una cosa? Sì. Vai. Posso dire una cosa? Sì. Mi dicono che quando c'era Antonio, parlava solo Antonio. Oggi mi dicono, ma già l'anno scorso, parlano tutti. Parlano in tanti. E parlano troppi. E mi dicono anche... non c'è nessuno, perché ci sono tante teste abbastanza calde all'interno dello spogliatoio, che è capace di zittire quelli che parlano a sproposito. Siccome Perisic, guarda caso, è andato dall'Inter di Inzaghi al Tottenham di Antonio Conte, magari qualcosina uno la viene a sapere. Allora, io credo quello che eventualmente un giocatore dice... anche poi, tra le altre cose, a discapito di niente, perché non è che è andato via incazzato. Perisic è andato via, prende i suoi soldi, è andato a stare in un posto meraviglioso come Londra, e si gioca la Champions, gioca la Premier League, che è uno dei campionati più importanti d'Europa, forse del mondo, quindi è contento. Quindi non è che lui si sta mangiando le mani perché è stato mandato via. Ma sicuramente certe cose poi alla fine vengono fuori, e senti uno, senti quello, senti quell'altro, dicono tutti la stessa cosa. Io dico che qualcuno ha centrato. Antonio Conte era, tra virgolette, aiutato da una persona che faceva quel lavoro, aveva la stoffa per farlo, non ci si inventa un lavoro così dal niente. Gabriele Oriali è sicuramente un qualcuno che sapeva fare determinate cose all'interno dell'Inter, e faceva una grande coppia con Antonio Conte. Oggi io non credo che Inzaghi abbia, a mio avviso, la personalità e il carisma di affrontare certi giocatori. Posso fare un nome? Andanovic. Ecco, guarda, tu mi hai nominato Andanovic. Fatto fuori, doveva più giocare perché è stato preso Nana, e poi adesso continua ad andare avanti e indietro dal titolare. Sai, Basso, tu mi hai preso Andanovic, cioè voglio andare da Riccardo. Ragazzi, perché secondo me è passata pure sotto silenzio un po' tanto una dichiarazione, intervista, chiamala come ti pare, di Andanovic finita la partita di Udine, sì, no, che ha detto: ma io intanto
non sono il problema, semmai una soluzione. Ma io, al contrario di altri, quando non gioco non gufo. No, guarda, io credo che questo sia il primo, il problemino numero uno, diciamolo così. Cioè, voglio dire, non è una cosa nessuno ne ha parlato, però non è una cosa leggera. Nel momento in cui tu prendi, in questa situazione economica in cui è l'Inter, in cui tu prendi un portiere, gli dai 4 milioni e lo tieni in panchina, o inizi questo dualismo con Handanovic, è sbagliato in pieno. L'Inter ha pensionato a 33 anni gente del calibro di Toldo, di Julio Cesar, di Pagliuca, cioè quando è arrivato Zenga, quando è arrivato il momento, secondo me, anche Toldo, quando è arrivato Julio Cesar, si è seduto in panchina. Ha detto: sono qua, ma lo faccio. Questo è secondo me il primo errore, anche perché abbiamo visto cosa vuol dire avere un grande portiere. O comunque avere un portiere che, per carità, ha tanto di cappello, perché qui da tantissimo tempo ha fatto veramente tante belle cose per l'Inter. Però quando un portiere para il normale, all'Inter non può più farlo il portiere. È che adesso non para neanche più il normale. Dai. In genere fa il miracolo col Torino perché gli tirano in faccia, d'accordo, è vero. Però abbiamo dall'altra parte del naviglio un portiere che porta punti, cioè fa qualcosa di diverso di un portiere normale. Onana non sarà come lui, però lo devi provare. E mi sembra che in Champions, quando ha giocato, ha dato abbastanza sicurezza. Insomma, è un portiere che anche gioca bene coi piedi, lancia lungo, esce soprattutto. Quindi questo è il primo problemino e secondo me, ragione Massimo, la personalità di arrivare in uno spogliatoio e dire adesso Handanovic è il portiere di riserva e non fa il titolare è figlia delle dichiarazioni di Handanovic. Quelle dichiarazioni lì vuol dire che all'interno dello spogliatoio dell'Inter ci sono dei senatori che hanno molto radicato la loro presenza all'interno di un gruppo. E quindi secondo me è questo stato il primo problema, ma anche a livello economico, cioè tu hai un portiere che stai svalutando tutto sommato. Allora, come se ne esce da questa situazione? La stessa domanda che abbiamo fatto nella Juventus. Allora, a un certo punto Francesco ci aveva detto: sì, è vero, io azzererei tutto, giusto? Ricomincerei dagli Agnelli, e questo lo deve decidere la proprietà, la quale, hai detto tu, se volesse potrebbe in un certo modo... Non è quello dico io, dicono i fatti, ragazzi. Sì, lo so. No, basta guardare cos'era. La volevo riportare rispetto all'Inter. Però lui rispetto all'Inter non c'è questa soluzione. No, ma lui perché tra l'altro proprio quella proprietà che quando si sono incontrati a Villa Perosa ha richiamato tutti a fare una grande stagione perché arrivavano i 100 anni della gestione della famiglia Agnelli. Francesco, ha detto una cosa che può essere fondamentale o anche no. La crisi economica c'è, ma se si apre il rubinetto, ecco, e comunque però, hanno mentre come dice la società, e comunque hanno una società, cosa che non faranno. Hanno una proprietà, era scusa, qui che volevo arrivare. L'Inter è in una situazione di, per l'ennesima volta, di stallo. Io volevo arrivare a non questo, si sa, cioè, dove vada a cadere. Se la Juve decidesse, magari non lo fa, ma se non vuole lo fare, ha la facoltà di farlo, certo. Apre il rubinetto e qualcosa tira fuori. Come è già successo. L'Inter non lo può fare. No, diciamo che la Juve allora ha la proprietà, l'Inter ha la società, che sono due cose diverse, che però danno l'idea. Cioè, la società Juventus, mi dice Francesco, e ci credo, come società azzererebbe tutti. La proprietà però è quella. All'Inter è il contrario. Marotta non lo lascerei andare via tanto volentieri. No, però la proprietà la manca. Andare via, però la proprietà ed manca. È questa la domanda che volevo rivolgere a Emanuele. Ci stiamo arrivando piano piano. Allora, la soluzione unica è probabilmente la vendita della società. Sì. E a che punto stiamo? Non in questa stagione, cioè non per gennaio. Ma cioè, non per risollevare adesso no, l'Inter. È il progetto lungo l'Inter. Adesso l'Inter va così perché c'è da vendere la società? No. Ah, ecco, no, ragazzi. No. L'Inter verrà venduta. Se non sarà Zhang a venderla, Zhang non riuscirà a ripianare il debito con Octree. Certo. Passerà nelle mani di Octree e sarà Octree a venderla. Quindi comunque sia si arriverà. Perché alla dici decisione. Che non riuscirà a... Cioè, teoricamente, perché... se a giugno vende mezza rosa... Ho capito, ma poi cosa non facciamo tanto... Non dimentichiamoci che siamo sotto scacco dell'UEFA. Bisogna rientrare nel famoso deficit. Quindi tutti questi risultati che mancano, tipo magari... La terribile non qualificazione in Champion vorrebbe dire perdere 20-30 milioni ma subito aggiunti che a quelli che Maurizio sono 275 milioni più gli interessi da ridare, appunto, sì, anche, in un anno. Anche se vendi nel 2024 vanno ridate 2024, quindi c'ha due gestioni, sì, però se continui ad impoverire la rosa e vuoi a tirar fuori sempre, cioè devi trovare
275 milioni dalla vendita di Lautaro e Skriniar, perché credo siano, tra l'altro Skriniar neanche perché è scadenza, chi ti rimane? Lautaro, Barella, Bastoni, fine. Questi tre sono quelli che hanno un po' di valore in questo momento in rosa. Io non credo che ce la possa fare a gestire questa cosa. Ma che perché dalla poi, Cina poi hanno, dalla chiuso, Champions passa la hanno chiuso tutti i rubinetti, adesso ci sarà il prossimo congresso, verrà tra l'altro Xi Jinping, credo anche, di fatto credo anche si che la società nella voce del signor Zhang non sia proprio contento con Inzaghi, che ha insistito per non vendere Skriniar, perché lo Skriniar che stiamo vedendo in queste giornate è irriconoscibile. Zhang avrebbe accettato i 50, è stata la appunto società a dirgli appunto se vendiamo Skriniar adesso il progetto, tutto quello che rimane di questa squadra si sgretola. Poi tant'è che era già sgretolato di suo. Di fatto, quello dei risultati che si vedono. Però non è immediata la cessione dell'Inter, non lo sarà in ogni caso, perché siamo ancora a discorsi di una banca internazionale che ha ricevuto il fascicolo per proporlo a degli investitori. Prima di arrivare ad una vendita, cioè abbiamo visto il Milan con Red Bird quanto ci ha messo, un anno intero di fatto. L'ultimo mercato l'ha fatto Elliott, non l'ha fatto Red Bird, anche se era già fatto il closing. Quindi non siamo così vicini. Io però voglio essere ottimista. La soluzione oggi resta la gestione. E su che basi? Con Inzaghi che viene tutelato al 100% da Marotta. Allora, oggi siamo a fine Riccardo, settembre. Poi Massimo e poi no, dobbiamo andare voglio, in pubblicità. Però poi abbiamo fatto il funerale. Adesso io voglio parlare un attimino. Quindi siamo torna Lukaku, si risolve no, tutto. No, lo so. Siamo al 25 settembre. Nel marasma totale l'Inter è comunque ancora a 2 punti dal Milan, a più 2 sulla Juve, a 5 dal Napoli. Quindi non è tutto da buttare via. La cosa vediamo positiva per Inter e Juve è quella, che la classifica ancora è corta. Sì, la classifica è corta, però c'è un indicatore. Campionato, in Champions come la partita diventa medio-alta, perdono. Secondo me in Europa l'Inter deve fare un discorso diverso dalla Juve, perché la Juve ha un girone abbordabile, tra virgolette. Sulla carta, sì. Sì, però è partita malissimo. L'Inter ha un girone. Sai cosa c'è? Che a freddo, se tu guardi il nostro campionato, le uniche due squadre che giocano bene in questo momento sono Napoli e Napoli. Però si diceva la stessa cosa. Cioè, la Juve giocando bene magari fa risultato, non l'hai detto, perché domenica il Milan ha perso. Però l'anno scorso facevamo lo stesso ragionamento. Milan e Napoli oggi sono irraggiungibili perché avevano vinto 9 partite su 10. Ma il Napoli è arrivato fino all'ultima 2 o 3 giornate. Massimo, poi si è fatto autogol in casa. So. È stata lì, No, no, io volevo solo dire che praticamente, a parte io sono d'accordo con Riccardo, secondo me l'Inter ha i mezzi tecnici per uscirne fuori, indipendentemente dall'allenatore, dalle amnesie e dalla confusione. Però ti dico una cosa, mi giunge dall'interno anche la voce che questa precarietà della proprietà, tra virgolette, non lascia tranquilli i giocatori. Cioè, i giocatori comunque sentono questa situazione, la percepiscono e probabilmente un qualcosa in campo lasciano. È un qualcosa di molto sottile. Però un calciatore che sente che la proprietà che c'è dietro, e naturalmente a cascata anche i dirigenti lo ammettono, che c'è questa situazione un po' di precarietà, nel senso non sai se rimane tu, se va via, chi arriverà, se hanno i soldi, è un qualcosa che alla fine il giocatore in campo, magari non tutti, ma spesso e volentieri capita che pagano. Certo, okay, che è imbarazzante la situazione dei giocatori. Torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità.